Ta-da! Ma voto? 10, anzi 10! Buongiorno a tutti amici, non sarebbe un bel buongiorno se non ci fossero i muratori che stanno lavorando e trapanando il muro e quindi... Buongiorno a tutti amici, oggi finalmente è il grande giorno per cui soggetto 1 Ema, soggetto 2 Ricky sono pronti per testare un po' di vera adrenalina. Siete carichi? Carichissimi. Bene, andiamo. Testiamo questo nuovo Serie 3 che mi ha gentilmente prestato Autovanti per provarlo. Sembra che ci passammo. Avevo dimenticato la telecamera su e quindi ho dovuto fare una corsa a prenderla, ma non sono più allenato. Ragazzi, ora mi dovete dire che aspettative avete. Altissime. Altissime. Ricky, non ti si vede là dietro. Aspetta, fatti vedere che sei il perno del nostro... Ah, non lo so, io sono qua, sì. No, aspettative importanti, di un certo livello, cioè... Vogliamo una P22 scatenato. Andiamo pianino. Pianino. È che ci tenevano così tanto a vederla, o no, Ricky? Ma ci tenevano tantissimo. Un mese che si va a chiedere questa cosa. E allora ho detto, dai, oggi è il giorno. Today's the day. Adesso, pronti a sentire il sound qua? Ormai ci siamo. Puntello rosso. Allarme. Qua. Io sto davanti. L'ho già detto, lo dico, io sto davanti. Le preoccupazioni di Ricky. Ta-da! Unboxing. Ta-da! Te devi aiutarmi, cioè, belli sfaticati qua. Ricky, sei pronto per l'accensione? Sì, sono prontissimo, vai. No, tu l'accendi. Ah, io l'accendo? Sì. Che devo prendere? Niente, devi salire. Ah, io devo salire, sì. No, vai. Già aperto. Io accendo io? Sì. Aspetta. Con calma. Questo? Sicuro? Andiamo? Aspetta. Piede sul freno. Facciamo le danni. Bottone rosso. Via. Bottone, tieni premuto. Cosa sta muore? La macchina. Momenti panico. Ogni volta che esco di qua io non respiro, non respiro. Andrea, ma cos'è questo suono? Ma non lo so! Fa sto rumore qua quando è fredda l'auto. È il suono della paura, ragazzi. Il suono del panico. La devo premere Andrea, qua perché sennò non va. Ce li fai due sgasate? No, siamo freddi ancora. Abbiamo fretta. Grazie. Si va come agli esami. Andrea, senza studiare. State stop, può rimanere, sono i controlli che devono andare via. Quello so come si toglie. Perché praticamente da 1000 a 2000 giri è silenziosissima. Sopra i 2000 si aprono le valvole e quindi inizia a fare un bel casino. Se la mettiamo su sport, se non riesce sulla testa, è un po' più cattiva. Pronti? Dato che sei in diretta video, adesso metto un frame del video dove facciamo vedere tu che fai due sgasate con la M2 che mi manderai dopo. Stiamo parlando con il re della M2. No, guardate cosa c'è. Non hai capito, Diego? C'è la municipale. Bene, adesso direi che siamo giunti a temperatura. Tu, Ema, dietro hai messo la cintura, vero? Sì, certo. Come stai, Ricky? Ma spinge subito. Vai. Sei in forma? Sei in formissimo.
fantastica, brutale. Agghiacciante. Stava partendo una gara con tutti i nostri. La cosa incredibile è che spinge veramente subito. Cioè affondi il pedale e esplode. L'accelerazione è bella cattiva. Rispetto alla GTA un'altra spinta completamente, cioè diciamo che questa qua è a 800 Nm di coppia mentre la GT ne aveva 600 e allora dici boh 200 non cambia, è pazzesco, è un'altra macchina. Però gli alti questa qua va meno della GT, cioè dopo un po' la GT inizia a spingere tanto, questa invece ti dà tanto subito e ovviamente dopo ti dà di meno. Questa non ti basta? Eh? Devo capire come si fa il launch. Non ho mai messo il launch, stiamo cercando di capire come si fa. Quindi cosa ne pensate? Facciamo una pausa commenti adesso. Cioè, sensazioni ed emozioni. Emozione tanta. Tantissima. Prima volta salgo su una Ferrari e poi con Andrea Pirillo, che non è come salirci con un'altra persona. Salire in Ferrari con Andrea Pirillo. Cioè, come dire andare a fare... Aiuta la battuta! Come dire andare a fare due tiri al campetto con Cristiano Ronaldo, cioè, ragazzi. Così. Oppure vestirsi con... Cocone. Dai! Vestirsi con Cocone. Chiara Ferragni. Ok, andiamo a fare shopping. Ma questo è il momento giusto. Per il launch, allora, devi mettere il manettino in sport mode. Sì. Trasmissione in manuale. E sì. Prima marcia inserita. E piede sinistro sul freno. Sì. Press PS button, che penso sia launch button, ok? Launch, ci siamo. Ok, adesso gas pedal on the floor. Sì. E poi devi lasciare il freno. È partito. Bellissimo. Però ha rifatto subito. Sì. Vedi, ti lascio un momento di suspense. Ah! E dici cosa sta succedendo. Direi di fare un launch fatto come si deve. Transmission manual, prima marcia inserita, siamo partiti. Ma vecchio! Ma di cosa stiamo parlando? Ha fatto 20-70, sì, così. Ah! Ha fatto così. Devo riposarmi un po'. Quindi Ema, voto? 10, anzi 10. 10. Tu Ricky? Macchina? 10. Accelerazione 10. Ma paura 10. Location 10. Location. Abbiamo provato a fare un po' di foto fighissime. Volevamo anche mettere la macchina lì dentro, ma incubo perché 2 metri di larghezza e la macchina penso sia larga 2,5 metri. E quindi abbiamo dovuto fare tutta la retromarcia lì. E non è stato divertente. E... però stupendo. Bimbi, siamo pronti? L'ultimo launch. Gustava? Mucho, mucho, mucho gusto. Siamo giunti alla fine di questo video. No, come di già. Spero che questo video vi sia piaciuto, che la reaction al launch control vi sia garbata, come dici tu. Piaciuta? Che scherzi per davvero. E ci vediamo alla prossima col prossimo video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete altri video del genere di reaction. Se ancora non lo state facendo, vi invito di seguirmi su Instagram perché spesso invito qualcheduno di voi che mi segue a fare un giro in macchina con me. E... in bocca al lupo a tutti!